Bene, buongiorno a tutti. Questa giornata decisamente estiva di metà luglio, noi invece facciamo un viaggio anche questa volta andiamo in Artico. Questa volta però approdiamo sulle coste canadesi. Per farlo, ci affidiamo a degli esperti in materia con i quali abbiamo il piacere di collaborare in questa nuova partnership, cioè con il Centro Studi Italia-Canada. E sono oggi con noi Paolo Quattrocchi, che è il fondatore del Centro Studi Italia-Canada, oltre a essere partner dello studio legale NCTM, e Laura Borzi, analista del Centro Studi, che ha firmato l'ultima analisi che trovate sia sul nostro sito, sia sul sito appunto, del Centro Studi Italia-Canada sulla navigazione in Artico. Ovviamente il focus è prevalentemente su Canada, che è un paese, ora poi ci racconterà sicuramente meglio Laura. Costiero dell'Artico, quindi uno dei grandi protagonisti, un protagonista che però ad oggi sembra rimanere un po' in disparte. Intanto volevo chiedere a Paolo di raccontarci questa esperienza del centro studi, perché è nato e quali sono le finalità. Bene, grazie Leonardo, buonasera a tutti. Sì, io sono il fondatore e direttore del Centro Studi Italia-Canada. Il Centro Studi Italia-Canada è un gruppo di lavoro che nasce nel 2017 sulla scia della in vigore, poco prima in vigore di un importante accordo economico tra Europa e Canada, abbastanza controverso, ma ciononostante attualmente in forza ed in attesa di ratifica da parte di alcuni stati. E proprio perché, in ragione di una mia precedente e costante esperienza nei rapporti tra Italia e Canada, considero i due paesi, Canada e Italia, paesi che avrebbero molto da dire l'uno all'altro, sia il Canada potrebbe acquisire molto dell'esperienza italiana, molto l'Italia potrebbe imparare dall'esperienza canadese e quindi in assenza di un luogo dove svolgere delle riflessioni costruttive sui rapporti tra i due paesi, ho avuto questa idea, alla quale hanno aderito peraltro alcuni amiche e amici con diverse specializzazioni. Io ovviamente non mi intendo di Artico e proprio in ragione dell'assenza di una mia specialità in questo senso. Con Laura, diciamo, Laura ha raccolto l'invito che le è stato fatto di rendersi un po' portavoce e analista in ragione della sua specializzazione, dell'attività che svolge, per tutto quello che riguarda la politica canadese, con un particolare riferimento proprio per il settore artico, che è il suo settore, diciamo, di punta. Per il resto, l'Italia-Canada si occupa un pochino di tutto quelle che sono le relazioni economiche, commerciali, culturali tra Italia e Canada e a distanza di quasi ormai 3 anni dalla fondazione del Centro Studi non posso dire di essere pienamente soddisfatto di questo no, ma sicuramente molti passi abbiamo fatto. Ora, dato che il tempo a disposizione è breve, il focus è specifico, lascerei a Laura diciamo, il compito di rappresentare il Centro Studi e di raccontarci un po' di Artico e di Canada, tenendo presente che per il Canada, e questa è una delle pochissime cose che so, l'Artico rappresenta anche un momento di espressione non solo delle tematiche politiche ed economiche, ma anche di quelle relative particolarmente al recupero all'interno della società delle popolazioni nordiche che per varie ragioni sono rimaste un pochino distanti dal core della vita canadese. Prego, Laura. Ah, buonasera a tutti. Allora, mi metto sulla scia di quello che ha detto Paolo e diciamo che i rapporti, quello che mi accomuna Italia e Canada è tantissimo, c'è una condivisione anche di modo di vedere, anche per gli italiani che si trovano in Canada, ma abbiamo una storia comune, c'è tanto, tanto tra le due sponde dell'Atlantico in questo senso. E in questo momento c'è anche una difesa da parte di Canada e Italia del multilateralismo che sappiamo essere un po' in affanno. Ebbene, andiamo subito in Artico e il Canada è naturalmente un paese artico da sempre, la cifra identitaria del nord del Canada è l'Artico e l'Italia è d'altra parte uno stato che ha un sentimento artico non da questo secolo, dal secolo passato, sappiamo dalle avventure del Duca degli Abruzzi. E
Ebbene, però soltanto, come è noto, nel 2013 l'Italia è stata ammessa in questo forum fondamentale che è il Consiglio Artico. E è interessante notare come, come dire, Canada e Italia siano andati un po' di pari passo anche in questo senso, nel senso che la nostra ambasciata, questa è una cosa mi preme di dire nella scia di quello che diceva Paolo, la nostra ambasciata a Ottawa aveva già nel 2010, ma anche precedentemente, intrapreso un percorso di condivisione di diciamo tavole rotonde, incontri di scienziati, esperti in tecnologia sull'Artico e comunque sul Nord. Questa cosa è arrivata fino ad una data molto importante, il 23 ottobre del 2014, che è un anno dopo l'entrata dell'Italia come osservatore nel Consiglio Artico, ed è anche una data un po' particolare perché ci fu un episodio di una sparatoria davanti al Parlamento. Forse non so se quanti ricordino questo episodio, è un po' particolare perché insomma il Canada sappiamo essere un paese abituato, diciamo, ad un ordine pubblico insomma eccellente, direi. E ci fu però un evento, un workshop organizzato dalla nostra ambasciata, allora c'era l'ambasciatore Cornado e il viceambasciatore Lerner, e ci fu un workshop dove si affrontarono delle questioni riguardanti l'Artico, cercando di mettere insieme il meglio dell'industria, della tecnologia, della scienza italiane con appunto il cappello istituzionale della nostra ambasciata, in particolare Emanuele Fiore, che era all'epoca l'addetto scientifico all'ambasciata del Canada, mise in opera questo workshop dove si affrontarono questioni come cambiamento climatico, questioni relative all'atmosfera, attenzione a tutti i temi artici. Ecco, in questo senso vorrei anche dire che l'Italia ha un percorso che probabilmente Italia e Canada andranno di comune accordo verso il mantenere in Artico un clima di pace e di cooperazione. Questo è particolarmente importante in un momento in cui appunto il resto del mondo soffre di tensioni, un po' di tensioni che rischiano di avere di tornare verso l'Artico, anche se si considera l'Artico una regione assolutamente aliena, no? High North and Low Tension, ma questo direi che non va dato per scontato, e in questo senso il Canada e l'Italia potranno lavorare nel futuro. Lo dico in prospettiva, visto il clima appunto delle relazioni internazionali un po' teso, e visto anche che nel 2021 la Russia sarà, dopo l'Islanda, sarà il presidente del Consiglio Artico. Quindi se dopo questo cappello, se vi va, parlo un po' dimmi pure, Leonardo, cosa vi interessa sapere sul Canada. C'è una strategia ovviamente uscita a settembre dello scorso anno che è particolarmente interessante, però insomma attendo. Ma guarda, io intanto rimando chi non avesse letto le due analisi di Laura che abbiamo piacevolmente pubblicato su Osservatorio Artico, che danno un cappello introduttivo molto ampio e davvero profondo su quella che è appunto la strategia canadese per l'Artico. E quello di cui parlavi tu adesso, cioè sul fatto che sia una zona, una regione a bassa tensione, lo prendiamo ormai come un dato di fatto, nel senso che in ambito internazionale l'Artico in generale viene appunto rappresentato sempre come una zona di grande cooperazione, soprattutto tra le parti, anche laddove in realtà gli attori poi sulla carta sembrano essere spesso avversari, sono spesso avversari in altre regioni del mondo. È stato vero fino ad oggi, è ancora vero, è ancora così, e non troverete mai da nessuna parte, se non sui titoli dei giornali, che ci possano essere delle frizioni. Tutti tengono moltissimo a sottolineare la cooperazione tra gli stati, anche se gli scenari sono i più disparati. Prendendo appunto dalla tua ultima analisi la navigazione nell'Artico canadese, quello che ti chiederei è uno dei temi centrali, cioè la navigazione, il commercio marittimo. Si sciolgono i ghiacci,
Questo è un dato di fatto, a prescindere da chi sia la colpa, se l'antropocene è caldo, ciclico, non importa in questa fase. Diciamo che lo prendiamo come un dato: si sciolgono, il cambiamento climatico è un dato di fatto, esistono delle rotte marittime, prima impossibili, soltanto che da pensare, oggi quasi sicuramente percorribili in futuro. Qual è la differenza tra il passaggio nord-ovest e invece quello che è il passaggio nord-est, la cosiddetta Northern Sea Route? Beh, c'è una certa differenza. Intanto diciamo che il passaggio a nord-ovest è quello che potrebbe essere praticabile molto più lontano nel tempo, per vari motivi. Ci sono condizioni, dunque il Canada, diciamo che dal punto di vista anche politico, cioè la geopolitica in Canada si sente molto quanto sia entrata in Artico attraverso il cambiamento climatico, cioè il cambiamento climatico ha determinato questi movimenti geopolitici, e il Canada, che prima era, diciamo, al riparo per secoli dalla navigazione esterna e era così protetto da questo clima difficile, che resta difficile, ora si è aperto, e quindi anche la navigazione nelle coste del Canada verso l'Alaska è possibile. Si parla di queste tre rotte: la rotta transpolare, la più anche difficile per condizioni, e la rotta che ha più invece infrastrutture, quella della Russia, ma d'altra parte la Russia ha una politica verso l'Artico diversa, ha una storia di infrastrutture, una storia di utilizzo dell'ambiente. Per il Canada mi sono interessata del passaggio a nord-ovest. Diciamo, la scusa era vedere la navigazione del passaggio a nord-ovest, ma in effetti il mio scopo vero era vedere questo concetto di sovranità, che ritorna, quest'ansia di sovranità per il Canada proprio relativamente al passaggio a nord-ovest. Allora facciamo un brevissimo quadro. Dunque, la rotta del Canada è una rotta in cui il cambiamento climatico si fa sciogliere i ghiacci, però se possibile rende ancora più difficile la navigazione in Artico. E mi spiego: ci sono delle correnti, un sistema di correnti, Beaufort Gyre si chiama, che spinge i ghiacci più vecchi verso gli stretti canali dell'Artico. Ora, come nella maniera simile alla rotta della Russia, non si tratta di una rotta marittima vera e propria, ma un sistema di acque e di canali attraverso cui è possibile viaggiare. Ecco, questi sistemi di ghiaccio che vengono verso questi stretti canali, se possibile, rendono persino più difficile la navigazione. Fra l'altro, il Canada si è poco interessato come investimenti e politicamente a questo passaggio, giustamente perché anche la geografia, no? Il Canada si dice uno stato artico. Lo stato artico è il 75% della costa canadese si trova in Artico, sono 162.000 km di costa, e il 40% della terraferma del Canada, della massa terrestre del Canada, è l'Artico. Quindi il Canada ha un'identità artica forte, fortissima, però le possibilità, diciamo, di sviluppo concreto sono state molto inibite appunto dalle condizioni anche proprio geografiche. Sono 36.000 isole e sono molto, molto stretti il passaggio, quindi ci sono soltanto le navi, diciamo, più strette potrebbero passare, e in alcuni periodi dell'anno, perché comunque la navigazione, la Guardia Costiera Canadese ha ampliato il periodo di navigazione in Artico, però rimane comunque un periodo molto limitato. Inoltre, la situazione è aggravata dalla mancanza di porti di acque profonde, e ci sono, diciamo, degli assetti militari che stanno sviluppandosi in Artico anche per il Canada, perché il Canada praticamente dopo la fine della guerra fredda aveva molto trascurato la zona, tanto che alla fine degli anni 90 un colonnello delle forze del nord del Canada aveva detto, Pierre Leblanc, aveva detto che il Canada, se non, avrebbe perso la sovranità se un sistema di assets anche militari non si fosse spostato al nord. Questo perché ovviamente, come diceva Leonardo, il Canada è militare, l'Artico è militarizzato quasi per default, nel senso che ci sono delle expertise e delle capacità che soltanto i militari possono avere. Per i Canada, i Rangers, che sono, come è stato detto, gli occhi e le orecchie del Canada al nord. Quindi, diciamo, il passaggio a nord-ovest è particolarmente difficile da praticare. Diciamo
Venendo un attimo alla strategia che è stata emanata dal governo Trudeau poco prima dell'inizio della campagna elettorale, a settembre 2019, è da notare che intanto è un documento estremamente ampio, corredato di altri capitoli, e nel capitolo dedicato alla difesa si dice che nel 2017 c'è stato un aumento del 22% del passaggio delle navi nella rotta del nord-ovest. Rimane comunque una quantità, quindi come dire, la parte diciamo militare fa notare questa cosa, ma la parte militare implica tutte quelle attività di search and rescue, di controllo dell'ambiente e che il tipo di strumentazione che è necessaria in Artico. Allora, tornando un attimo al passaggio, quindi la quantità, il passaggio a nord-ovest non è tale da cambiare gli equilibri commerciali del pianeta, ma questo si può dire ovviamente anche per la rotta che interessa la Russia. Però per il Canada c'è un problema di controllo della sovranità, e questo possiamo vederlo ritornando proprio alla storia del Canada in Artico. Finita appunto la guerra fredda, finita la seconda guerra mondiale, dove fra l'altro c'erano state, si dice, delle incursioni fra virgolette tedesche, cioè avevano messo dei radar tedeschi per controllare nel Labrador il tempo e vedere il passaggio dei sottomarini. E poi il Canada aveva una tensione verso il Giappone, nella parte dello Yukon, nella parte del nord. E, però, passato la Seconda Guerra Mondiale, ovviamente si va verso la Guerra Fredda, si va verso la contrapposizione con l'Unione Sovietica, e il Canada, ovviamente un grandissimo Stato, ma con degli assets limitati, poi c'è una popolazione di 36 milioni di abitanti, appunto con gli Stati Uniti istituisce la difesa a nord, che poi è il NORAD, che è insomma rimasto, e quindi c'è una difesa congiunta dell'Artico. E il problema è che durante questo periodo poi si va verso la necessità di usare questo passaggio. C'è un episodio, sono due episodi che vanno ricordati. Uno nel 69, ed è il passaggio di una petroliera nel passaggio a nord-ovest, la petroliera Manhattan. C'era stata la scoperta nel 68 di un giacimento di petrolio in Alaska. Gli Stati Uniti hanno pensato di portare questo petrolio verso sud usando il passaggio a nord-ovest. E sono passati senza chiedere autorizzazione al Canada, che considera il passaggio a nord-ovest acque interne, e quindi c'è bisogno di un'autorizzazione, mentre gli Stati Uniti da allora e da sempre sostengono che questo sia un passaggio in acque internazionali e quindi consente il passaggio delle navi in transito. E questo ha un po', come dire, preoccupato il Canada, anche se poi si trovò un accordo per cui il Canada dava un'autorizzazione che gli Stati Uniti non hanno chiesto. Questo è interessantissimo del rapporto Canada-Stati Uniti. Cioè, l'accordo sul disaccordo, no? Accordo sul disaccordo. Nell'88 è stato trovato questo accordo sul disaccordo, e fra l'altro però nell'85 era passata una rompighiaccio, la Polar Sea, per rifornire una stazione in Groenlandia della NATO. E anche lì c'era stato, come spesso avviene in Artico, c'è un tumulto di giornalismo e di media che, come dire, iniziano a dire che il Canada non aveva fatto rispettare la propria sovranità. Ebbene, quindi c'è un accordo appunto l'accordo del disaccordo, nel senso che questi due stati, che ovviamente sono amici e sono alleati, e poi c'è una condivisione culturale a cominciare dalla lingua, anzi si può dire che forse il confine sud con gli Stati Uniti è un confine di carattere economico. E quindi questo, diciamo, la tensione del passaggio a nord-ovest della sovranità è stata una tensione inizialmente con gli Stati Uniti. Però appunto tra amici alleati contano i rapporti, e malgrado le esternazioni di Pompeo, che dice che ha detto un anno fa che le rivendicazioni del Canada sono illegittime, però queste ovviamente sono parole dette nei confronti della Russia e della Cina. Però diciamo il Canada comunque, questa cosa alla fine la sovranità cos'è? È il possesso di un territorio con degli abitanti, e le popolazioni indigene praticano le loro attività. Questo è scritto proprio nell'ultima strategia del Canada. La sovranità è garantita dalle popolazioni indigene che svolgono le loro attività.
Ora, questo contesto bilaterale Canada-Stati Uniti, come dire, si è complicato con l'apertura comunque del passaggio a nord-ovest ad altri stati, e qui pensiamo soprattutto alla Cina. La Cina, che è stato vicino all'Artico, che ha una strategia artica che è uscita nel 2018 e che dice, a proposito del passaggio a nord-ovest, che riconosce, intanto si conforma alle regole del diritto internazionale come tutti gli stati, però possiamo anche osservare che il conformarsi alle regole del diritto internazionale e riconoscere la sovranità degli stati dell'Artico è una delle caratteristiche, per uno dei criteri in base ai quali gli stati osservatori o anche soggetti come organizzazioni non governative sono ammessi al Consiglio Artico, quindi voglio vedere che non sottolineava questo fatto. Però è anche molto ambigua la situazione, perché la Cina dice riconosco la sovranità del Canada nelle acque, però poi non specifica, non parla del passaggio a nord-ovest. Ora, questo potrebbe essere una cosa implicita, diciamo che è una bella formula diplomatica per assicurarsi il passaggio, però come dire, io ritengo, a mio avviso, la sovranità canadese in Artico non è minacciata dagli Stati Uniti, che è uno stato amico e alleato e con cui, ricordiamo, la parte del Nord America, lo spazio aereo canadese, lo spazio marittimo canadese, è appunto in condominio con gli Stati Uniti, quindi insomma c'è una difesa che gli Stati Uniti non hanno, una difesa che può essere, come dire, indipendente dagli Stati Uniti. Quindi da questo punto di vista non vedo questo problema. E il fatto che altri stati, e appunto parliamo di Cina fondamentalmente, usino questo passaggio, non è a mio avviso, come dire, una minaccia per il Canada, semmai è il contrario, è anche... acuti analisti dell'Artico canadese hanno fatto questa osservazione, cioè il fatto che la Cina entri rispettando la regolamentazione canadese, e c'è tutto un sistema per cui la Guardia Costiera ha diviso il Canada in 16 zone in base alla condizione dei ghiacci, e che fra l'altro la Cina ha degli investimenti in Canada come altrove che aiutano lo sviluppo delle infrastrutture, e mettere infrastrutture sul territorio è una forma di garantire la sovranità, cioè il passaggio di queste navi in conformità alla normativa canadese, come dire, asserisce la sovranità canadese. Del resto c'è un'altra problematica di diritto internazionale, cioè se la quantità di navi che passano non è tanta, sappiamo la consuetudine, no? Prassi e accordo, no? Come sappiamo, quindi cioè se la quantità di navi non è sufficiente... il Canada rimane un po' sempre, no? Però ecco, io penso che in effetti gli osservatori più, come dire, più acuti hanno detto la sovranità canadese in Artico, che poi è quello che fa la strategia, quello che dice, va come dire, ribadita con tre strumenti: lo sviluppo, che è lo sviluppo delle popolazioni locali, ed è fondamentale, perché dallo sviluppo delle popolazioni locali deriva un miglioramento economico e deriva la cosa fondamentale per il Canada da sempre, il divario che esiste fra il nord e il sud del paese. E questo è quello che è la grande sfida che va colmata. Poi c'è le due D, in effetti questo studioso diceva defense, development e diplomacy, quindi difesa, ma la difesa del governo Harper, che diceva more boots on the ground, e poi Trudeau, che in campagna elettorale diceva sì, sostanzialmente dici così, ma poi nei fatti, no, cioè, la tua politica è una grossa slitta senza cani. Ma la necessità di avere assets militari in Artico, soprattutto per la sicurezza umana, e poi lo sviluppo, abbiamo detto, e poi la diplomazia. E la diplomazia, a mio modesto parere, è lo strumento fondamentale per l'Artico, intanto perché il Canada dice in questa strategia, ma nelle strategie precedenti e in tutto quello che è stato scritto in politica estera relativamente al Nord, a partire dal governo Chrétien all'inizio degli anni 2000, che il Canada dovrebbe essere il capofila della diplomazia artica, e questo lo può fare sviluppando la politica artica all'interno, cioè migliorando le condizioni dei popoli indigeni, che sappiamo essere simili ad altre popolazioni del nord del mondo, e usando il nord come strumento di politica estera. E qui le possibilità sono ampie, perché appunto, come abbiamo detto, la cooperazione in Artico è un modo per dialogare.
Sono d'accordo con Leonardo nel senso che l'Artico credo che resterà pacifico, però questo è un dato che non va mai, dato per, come tutte le cose, non va dato per scontato, cioè è proprio in questo senso che bisogna continuare a lavorare. Addirittura nel 2015, dopo l'invasione della Crimea, quindi dopo che i rapporti tra Russia e Occidente erano veramente in una fase pessima, allora ministro degli esteri, poi è stato sostituito, era Stéphane Dion, aveva cercato un colloquio con la Russia, aveva cercato, diciamo, un dialogo. Allora, il dialogo sulla la diplomazia scientifica, quello che può fare in Artico, è tantissimo. Parlavamo di Italia e Canada, ma pensiamo a quello che può fare le società di scienziati, la diplomazia, il portare avanti la scienza, che è fondamentale in un ambiente dove serve alta tecnologia, dove servono strumenti particolari. E pensiamo a quello che potrebbe essere fatto appunto con gli stati che al momento non hanno altrove relazioni politiche idilliache. Questo vale per la Russia e questo vale per la Cina. I rapporti Cina e Russia con il Canada non sono eccellenti. Il Canada ha un po' questa tendenza, un po' c'è stata una tendenza, tra virgolette, moralizzatrice della politica prima di Harper, poi in un certo senso anche tornando all'internazionalismo, tornando al Canada is back, con il ritorno alle grandi questioni come il cambiamento climatico, che è stata il piatto forte della politica di Trudeau nel primo mandato e nel secondo, e che è una politica che va verso l'Artico, perché anche se i temi della campagna elettorale non hanno toccato direttamente l'Artico, mentre il precedente governo conservatore lo aveva fatto, Trudeau affronta le questioni degli indigeni in campagna elettorale, il cambiamento climatico, le questioni delle popolazioni indigene sono la forza che, punta verso l'Artico, e se l'Artico riuscisse a avere, come dire, uno sviluppo anche economico molto difficile, perché i costi, per esempio lo sviluppo minerario in Artico, secondo un dato dell'associazione mineraria del 2015, è del 250% maggiore i costi in Artico rispetto al sud, quindi non ci siamo assolutamente, no? Però se ci fosse la possibilità, tramite investimenti, anche l'aiuto di investimenti esteri, mi viene in mente la Cina, anche se poi le condizioni, parliamo in un contesto, ma non è avulso dalle condizioni economiche del resto del mondo. Secondo me il Canada potrebbe veramente utilizzare l'Artico come modo di portare avanti una politica estera come capo di fila in molti settori. Questo, insomma, è quello che una media potenza può permettersi. Guarda, tu dicevi prima sviluppo. Io volevo fare ancora una domanda a Paolo, prima poi di chiudere con te, ancora andando sempre sul Canada da un punto di vista più sempre di diplomazia e soprattutto di sviluppo dei rapporti con gli altri partner. Quello che volevo chiedere a Paolo è invece, diciamo, quale può essere secondo te, secondo la vostra esperienza, lo sviluppo economico di un paese così enorme da un punto di vista geografico e allo stesso tempo che rischia di essere un po' schiacciato sia per diplomazia sia per consuetudine e per geografia anche tra pesi massimi quali appunto gli Stati Uniti da una parte, la Russia dall'altra, la Cina che arriva e comunque altri partner regionali molto meglio piazzati come una piccola Norvegia che però ha un grandissimo peso in Artico. Quindi secondo te quale può essere una strada di sviluppo reale? Ma la strada di sviluppo reale sicuramente c'è. L'accenno che è stato fatto in precedenza all'iniziativa italiana in Canada del 2014 ne è la prima testimonianza. Tra Italia e Canada con il CETA si sono estremamente arricchiti, ma diciamo, se dobbiamo parlare di sviluppo economico collegato all'Artico, direi che la strada è già segnata, andrebbe solamente ripresa e percorsa, perché da quanto mi risulta dopo questa iniziativa e dopo un memorandum of understanding relativo a tutte le tematiche che possono essere sviluppate in Artico dalle aziende italiane che sono delle eccellenze assolute in ognuno dei settori che possono essere coinvolti nell'Artico, anche perché tutte le agenzie principali italiane sono tutte impegnate nell'Artico. Si tratterebbe soltanto di, ripeto,
di riprendere la strada segnata nel 2014 dall'ambasciatore Cornato, dall'ambasciatore Lehner, da Emanuele, attraverso una serie di iniziative che peraltro in altri settori continuano ad esserci, nella ricerca scientifica, l'impegno ad esempio del CNR con università canadesi, in particolare con l'Università di La Salle, insomma, ci sono molte strade che possono essere percorse per le nostre aziende specializzate in tecnologie avanzate che trovano nel Canada anche delle fonti di finanziamento molto forti, perché quello che va sottolineato è l'enorme successo che il governo federale canadese, nonché alcuni governi provinciali, quale quello del Quebec, profondono in materia finanziaria in favore di progetti congiunti che vedono l'Italia essere uno dei paesi, diciamo, preferiti. Quindi si tratta soltanto di riprendere un pochino le fila di un discorso già aperto e quindi di riproporre l'Italia come partner privilegiato anche alla luce di tutta una serie di eventi che partono dallo Strategic Partnership Agreement prodromico al CETA. Hanno visto le relazioni tra Europa e Canada e quindi tra Italia e Canada sicuramente molto rinforzate. Certo, la relazione con gli Stati Uniti è quella che è, circa l'80% dello scambio commerciale tra Stati Uniti e Canada appunto si muove su queste percentuali, ma a mio parere è proprio questa esigenza che il Canada ha di diversificare la propria relazione politica, scientifica e culturale che l'ha portata di fatto a proporre all'Europa la sottoscrizione di questo accordo economico preceduto dall'accordo diciamo, di un framework politico, all'interno del quale spetta ormai ai paesi che fanno parte dell'Unione Europea e all'Italia, che io insisto nel dire ha con il Canada un rapporto privilegiato per mille ragioni, di spingere su questa strada. Non limitiamoci ad un memorandum of understanding e ad una serie di diciamo, affermazioni di principio. Diamo seguito a tutto quello che è già stato fatto sulla ricerca scientifica, che verrà continuato nei prossimi anni, ma focalizziamolo direttamente anche tramite le grandi aziende italiane esistenti in Canada per sviluppare questo settore nel quale Canada e Italia sono accanto come in moltissimi, diciamo, campi della politica internazionale. Quindi grandi possibilità, si tratta di metterle in pratica. Perfetto, grazie. Io, guarda, a questo punto farei ancora un passaggio con Laura, proprio in virtù di quello che dicevi tu adesso sulle possibilità. Come diceva appunto Laura, è stata rilasciata questa nuova strategia artica del Canada a settembre 2019, se non sbaglio, Certo. e in cui si fa grande riferimento proprio anche alla sostenibilità ambientale, non potrebbe essere altrimenti, e appunto, come dicevi tu prima, anche alle popolazioni autoctone. E sotto questo punto di vista, diciamo dalla tua analisi, questi possono essere due chiavi anche per crescere a livello regionale? Mi spiego meglio, andare un pochino più nel profondo. Esistono svariati appunto forum internazionali, tra cui il principale ovviamente l'Arctic Council. Da questo punto di vista, scienza, sostenibilità ambientale, protezione e salvaguardia e anche cultura sono tenuti in grande considerazione. Allo stesso tempo, rischiano però di essere spazzati poi via dalla realpolitik, parlando di scenari che ovviamente non ci auguriamo, ma che sono sempre lì. Pensi che rafforzare queste radici possa eventualmente aiutare rispetto a tante altre zone del mondo dove invece sarebbe più complesso? Sì, io credo che questo po sia possibile, anzi, diciamo questo, l'approccio di questa strategia è molto particolare. Ha avuto delle critiche perché si dice che non ci siano poi, sia una roadmap e non ci siano poi cose concrete che però andranno sviluppate in seguito. Però questa strategia, se realizzata, potrebbe veramente fare un salto di qualità al Canada attraverso i popoli indigeni, perché a differenza che in passato, cioè i grandi temi delle strategie, della politica artica, che poi non si chiama strategia, lo diciamo per semplificazione, è un Arctic Framework ed è enorme, perché se uno va sul sito del governo canadese trova
neanche un PDF da come dire, da scaricare, c'è una quantità di dati, di norme, di capitoli scritti addirittura scritti dalle stesse popolazioni indigene. A differenza che in passato non si sono consultate queste popolazioni. Queste popolazioni sono protagoniste attive della strategia. Hanno detto, ci sono stati 16 round negoziali, ci sono state partecipazioni di organizzazioni di popoli autoctoni, e queste persone hanno espresso le loro esigenze, le carenze che ci sono in Artico. Si è cercato di farli protagonisti, e questo è successo per esempio anche poi durante il Covid. Trudeau si preoccupava comunque di dire che le popolazioni in Artico dovevano essere loro le protagoniste delle attività. Le attività in Artico, anche grazie al cambiamento climatico, sono per esempio anche il turismo, ma sono le solite, la pesca, le risorse economiche. Queste però devono essere, non devono venire dal governo centrale, come è stato fatto spesso, comunque anche forse per in tempi meno maturi, per affrontare il protagonismo, no, di questi popoli. E diciamo che appunto Mary Simons, che è una delle protagoniste della lunga serie di accordi, consultazioni, è stata in Artico a parlare direttamente con le popolazioni locali. Lei è un Inuit, e diceva che la regione del paese che ha subito i maggiori cambiamenti negli ultimi 50 anni è l'Artico. Però questi cambiamenti non sono stati affrontati nella maniera giusta con il protagonismo degli autoctoni. Allora, la possibilità per queste popolazioni di essere parte attiva dell'economia, del loro sviluppo, nel rispetto della loro cultura, e questo rispetto alla cultura non è un dato per scontato. Appena giunto al governo, il primo governo Trudeau, nel 2015, e la prima cosa che è stata fatta è stata l'aderire alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui popoli indigeni, che il governo precedente aveva, diciamo, un po' messo da parte, perché c'era la necessità di un consenso sulle questioni che riguardavano questi popoli. Ovviamente il consultare questi popoli, quello che è venuto fuori nella strategia è che si capisce benissimo le necessità di queste popolazioni e la direzione dove andare. Soltanto che, essendo una molteplicità di voci, è un po' difficile, come dire, mettere tutto insieme. Ci sono anche delle questioni che possono essere discordanti. Faccio un esempio. Alla fine l'Artico è quello che è protagonista e vittima dell'inquinamento che provoca il cambiamento climatico, però ancora si usa molto il diesel e costa molto, perché appunto mancano anche infrastrutture per portarlo al nord. Quindi c'è una molteplicità, un multilivello di problematiche. Però a mio avviso, se si riuscisse a fare quello che sarebbe il grande successo della politica artica canadese, cioè l'Artico è stato nella narrativa canadese una costante, soltanto che c'è un divario forte tra la narrativa che vede la cifra identitaria del nord canadese appunto nell'Artico e i mezzi messi a disposizione, i mezzi concreti che potessero implementare questo forte sentimento del nord canadese. E quindi, se si riuscisse veramente ad andare in questa direzione, questo sarebbe intanto, come dicevo, lo sviluppo delle popolazioni del nord e una chiave di una leva maggiore in politica internazionale nel Consiglio Artico, perché questi popoli, se riuscissero ad essere i protagonisti, e ovviamente ci sono le problematiche che sappiamo, le condizioni economiche difficili, anzi, le infrastrutture a cui si guarda in Artico, addirittura nel punto secondo della strategia, fa riferimento anche all'infrastruttura sociale, cioè queste società sono caratterizzate da particolari malattie, da un alto tasso di suicidi, quindi c'è bisogno anche di infrastrutture multilivello in questo senso. Però secondo me la strategia, diciamo, ha un ordine temporale di 10 anni. Se da qui al 2030 si riuscisse comunque veramente ad andare nella direzione della roadmap, questo sarebbe un grande passo in avanti,
per le popolazioni locali e per il Canada come paese. Il Canada potrebbe veramente far sentire la sua voce in modo maggiore e essere quel protagonista che vorrebbe essere. Bene, io chiedo intanto a tutti coloro che ci ascoltano se vogliono partecipare con qualche domanda e vi dico già che ovviamente questa diretta poi sarà disponibile su tutti i vari canali, sia di Osservatorio Artico sia del Centro Sud Italia Canada e ovviamente noi poi proseguiremo con l'analisi del Canada anche in futuro, sempre tramite le approfondite spiegazioni di Laura. E detto ciò, vi chiedo un'ultima battuta entrambi. Come vedete personalmente, molto breve, questo enorme paese in questa situazione, diciamo, non dico dandogli ovviamente un voto perché sarebbe troppo banalizzare, però come vedete il suo sviluppo sulla strada che ha intrapreso oggi nei confronti dell'Artico, chiaramente? Beh, io prendo la parola per primo solo perché sono meno esperto di Artico e quindi cercherò di dare una risposta che possa anche assorbire la parte artica. E dal momento che il Canada, ripeto come ho detto un po' all'inizio anche, è un grande paese, è un laboratorio, è un paese nel quale diciamo le tematiche vengono affrontate con una veramente grande lungimiranza e quindi credo molto nel Canada come esempio per la struttura anche del multiculturalismo, della capacità di tenere insieme popolazioni di diversa origine, un ambiente assolutamente pacifico e produttivo senza necessità di particolari clamori o di particolari sottolineature, posto che la caratteristica tipica del Canada è quello di essere un paese che si esprime sempre a bassa voce ma con grande determinazione e costanza e raggiungimento degli obiettivi. Questo in senso lato. Se questo dovesse essere applicato anche alle politiche artiche sarebbe un grande successo. Sì, non posso che concordare e devo anche dire questo. Mentre come dicevo in campagna elettorale raramente l'Artico è protagonista, anche questa volta, anche se come dicevo è stato indirettamente protagonista parlando di popolazione indigena e cambiamento climatico, quindi indirettamente l'Artico c'è sempre. Rispetto al passato posso osservare che diciamo, il Canada è stato un po' sempre no, al riparo, non ha mai affrontato anche in campagna elettorale i grandi temi della politica internazionale e l'Artico è un tema a cavallo tra politica internazionale e politica interna, però se riuscisse appunto ad essere un po' più temerario su questo tema e ci sono le possibilità, poi la politica internazionale entra indirettamente come sappiamo in un mondo globalizzato. L'Artico fra l'altro è il primo, è comunque, si vede particolarmente come la globalizzazione sia lì, nel senso che anche la questione dei confini, no? Le possibilità di, come dire, di agire in Artico sono molto là. Il confine artico è un po' contro il concetto di confine westfaliano che abbiamo in mente. L'Artico ha grandi possibilità e il Canada stesso ha grandi possibilità. Ecco, mettere insieme questa sinergia, però secondo me in questa strategia i temi sono quelli di sempre, ma l'approccio è veramente innovativo. Il Canada ha la possibilità di ampliare il proprio raggio d'azione tradizionale, un po' per motivi, come dicevamo, geografici, vicino all'alleato americano, però vedremo insomma se avremo un nuovo inquilino alla Casa Bianca o se avremo un secondo mandato Trump. Secondo me sì, ci sono sicuramente le possibilità perché l'Artico venga fuori, perché quello che sì, a occuparmi di Artico ho notato è che il Canada sembra un po' in secondo piano, invece l'immensità dello Stato, le ricchezze, perché anche le ricchezze, come dire, per il passaggio a un'economia più sostenibile ci sono in Artico, no? E poi quello che spesso si dice anche nei fora artici, nel Consiglio Artico, l'expertise tradizionale, cioè l'expertise tradizionale insieme ai dati scientifici, questi non possono prescindere, perché il problema dell'Artico è che sembra che chi arrivi per primo, chi fa primo la navigazione, chi abbia una
la possibilità di creare tensioni. Se invece si sviluppa, si mette, si riesce ad implementare, secondo me, la strategia artica insieme a una postura un pochino più meno stupita del Canada, meno sulla difensiva, veramente le possibilità sono ampie, e sono ampie in questo periodo in cui abbiamo entrambi i lati dell'Atlantico da difendere, il dialogo che è importante tra alleati e amici, è ancora più importante quando le relazioni sono meno amichevoli. Quindi grandi possibilità, però ovviamente poi la volontà, ma secondo me sì, mi permetto di essere ottimista da questo punto di vista. Meno male, meno male. Allora, io vi ringrazio, direi che non ci sono domande, e vi ricordo, per chi non l'avesse ancora letto, di andare immediatamente a passare la serata con l'analisi di Laura Borzi, perché è super approfondita, quindi prendetevi del tempo, fatevi un tè, però ci sono davvero tantissime nozioni e tanto materiale, quindi davvero ancora complimenti Laura. Ringraziamo moltissimo il Centro Studi, quindi Paolo Quattrocchi, tutto il Centro Studi Italia-Canada, e sperando di rivedervi molto presto, vi auguro una piacevole serata. Grazie, grazie a te. Grazie a voi, grazie per l'opportunità. Grazie mille.